Ciao a tutti e bentrovati! Oggi prepareremo degli antipasti veramente semplici da realizzare e per i quali ci occorrerà veramente pochissimo tempo. Saranno degli antipasti misti realizzati con la pasta sfoglia e ripieni di crema al formaggio. Ma adesso allacciate i grembiuli che iniziamo! Bene, per realizzare i nostri antipasti ci occorreranno due rotoli di pasta sfoglia rettangolari. Stendiamo il primo rotolo di pasta sfoglia ed inserisco uno strato di formaggio spalmabile. E adesso copriamo con l'altro rotolo di pasta sfoglia. Con una rotellina andiamo a tagliare la pasta sfoglia per ottenere dei quadratini. Servitevi pure di un distanziatore per farli tutti uguali. E ora non ci resta che formare una parte concava al centro di ogni quadrato. E ora per farcirli possiamo utilizzare la nostra fantasia. Allora io li farcirò alcuni con pomodori rossi, altri con würstel, altri ancora con delle olive nere denocciolate e altri con zucchine. Diamo ora qualche spennellata con un tuorlo e un po' di latte. E adesso siamo pronti per infornare con forno statico 200 gradi per circa 25-30 minuti. E una volta sfornati, i nostri antipasti sono pronti per essere gustati. Pronto e servito! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se non sei iscritto al canale, prendi in considerazione l'idea di farlo. E adesso ti lascio ai prossimi video!